Grande Fratello VIP, Corinne Clay rilascia in diretta Angelo Costabile?. Angelo Costabile e Corinne Clay, l'addio al GF VIP. Se dopo la lite con Serena Grandi, avvenuta durante lo scorso appuntamento con il Grande Fratello VIP, pensavate fosse giunta finalmente la tranquillità per Corinne Clay, beh vi sbagliate di grosso. Secondo il settimanale Oggi, la bella attrice francese sarebbe pronta a lasciare Angelo Costabile, suo compagno da qualche anno, in diretta televisiva. Nonostante quest'ultimo ultimamente sia spesso ospite di Pomeriggio 5, il programma condotto quotidianamente da Barbara D'Urso, a difendere quella che per il momento è ancora la sua compagna, pare che tra i due non siano tutte rose e fiori. Stando a quanto dichiara il noto settimanale, Corinne Clay e Angelo Costabile starebbero da qualche tempo vivendo un forte periodo di crisi e l'allontanamento dell'attrice francese al Grande Fratello VIP non avrebbe aiutato la storia a voltare pagina, passando a un capitolo migliore. C'è da dire che Corinne in casa non si è mai lasciata sfuggire confessioni, o dichiarazioni, sul suo attuale compagno, mentre ha spesso raccontato svariati aneddoti sul suo ex marito Beppe Ercole e sul suo rapporto, non proprio idilliaco, con Serena Grandi ed Edoardo. Che il settimanale abbia preso una svista o la famosa attrice francese abbia davvero intenzione di mettere la parola fine, al suo rapporto con Angelo, in diretta televisiva. Corinne Clay, Grande Fratello VIP, è finita con Angelo Costabile?. La rivelazione su Corinne Clay, fatta da Edoardo Ercole a Pomeriggio 5, ha lasciato perplesso il pubblico da casa. Stando a quanto ha dichiarato il figlio di Serena Grandi, l'ex marito delle due concorrenti del GF VIP avrebbe chiesto alla sua prima moglie di non concedergli il divorzio in maniera immediata perché non si sentiva pronto a sposare l'attrice francese. Angelo Costabile, attuale compagno di Corinne, non si è mai tirato indietro nel difendere la sua donna, tanto da finire spesso a litigare con l'attrice da premio Oscar e suo figlio, ma stando a quanto dichiara il noto settimanale citato questo non sarebbe abbastanza da risollevare le sorti del rapporto. Corinne Clay, nei prossimi appuntamenti con il GF VIP, potrebbe presto dire addio ad Angelo Costabile, terminando in maniera definitiva la loro relazione. Non è la prima volta che i due vivono un periodo particolare della loro storia di fronte alle telecamere, l'attrice francese prese parte a Pechino Express con Angelo e famosa è la scena dove presa dall'ira gli sferra qualche ceffone. La scena, in pochissimo tempo, divenne virale sul web.